ZTL notturna su Viale Tupini e un maggior controllo nel quartiere per riportare decoro e sicurezza nella zona. Questa è la richiesta lanciata dai comitati e dai rappresentanti di residenti e commercianti all'incontro con la Commissione Speciale per l'analisi sullo stato dell'economia romana e la tutela dei consumatori, presieduta dal capogruppo della lista Marchini Alessandro Norato. Presente all'incontro anche il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale, Raffaele Clemente. Fulcro dell'attenzione le problematiche relative alla prostituzione in zona EUR, nello specifico in Viale Tupini. I residenti lamentano infatti la situazione insostenibile in cui versa Viale Tupini, visto il giro di prostituzione che copre l'intera giornata. I comitati hanno inoltre ricordato che sulla via c'è un divieto di transito ai non residenti, che però non viene rispettato. Una situazione che c'è anche in altre vie del quartiere, che si somma, hanno aggiunto alcuni cittadini, all'inquinamento acustico risolto in parte con l'insonorizzazione delle pareti da parte di alcuni locali. Per Onorato è necessario provare a immaginare un pacchetto di soluzioni che sia un piano per provare a governare questo fenomeno. Naturalmente noi parliamo di una vera e propria vergogna che avviene nel nostro paese per la mancanza del legislatore dello Stato di decidere una volta per tutte o riaprire le case chiuse o debellare il fenomeno. Però al netto di questo è un dovere per l'amministrazione capitolina affrontare delle emergenze. A Via Tupini, all'Euro, al laghetto dell'Euro c'è una vera e propria emergenza, un mercato del sesso 24 ore su 24, giorno, notte, che è indecoroso, è una vergogna. Una ragazza, una donna non può camminare su quelle strade perché rischia di essere abbordata o se non insultata. E quindi è chiaro che l'amministrazione capitolina deve in qualche modo intervenire. Tra le possibilità per contrastare il fenomeno della prostituzione, il comandante Clemente ha elencato alcune possibili soluzioni, tra le quali una ordinanza che stabilisce la denuncia penale in caso di inottemperanza all'ordinanza stessa e non invece, come avviene normalmente, con una multa. Al momento noi stiamo facendo attività di interdizione, quindi con le macchine lavoriamo in questi tempi. L'inquadramento più generale della questione prostituzione invece è una questione di strumenti più ampi. Noi lavoriamo sull'esistente, le forze di polizia fanno quello.